già chiesto scusa ai miei lettori per l'ottimismo che ho sprecato nella presentazione di Spagna-Italia. Non mi pareva possibile vedere quello che poi ho visto e mi rendo conto che bisogna questa volta aver davvero paura anche della Croazia, di Modric, che è lì che ci aspetta per cogliere un trofeo. Però al tempo stesso mi è entusiasmato quella che è stata l'impresa di Donnarumma. Il ragazzo, lo sapete tutti, viene da antiche e spregevoli polemiche e in questo momento è diventato San Gigio, colui che ci dà un minimo di certezza per il nostro futuro. Però una cosa voglio dire: ho ascoltato, ho visto, ho letto le meraviglie di questa Spagna, ma per carità, divertente, piacevole, ha giocato sulle fasce, ha fatto così dei caroselli estremamente interessanti. È una squadra giovane che ha un bel futuro davanti a sé, più di quanto non ne abbiamo noi. Però se andiamo a concludere il discorso di una partita, ecco, per batterci ha avuto bisogno di un'autorete. Ecco, quindi ridimensioniamo un attimo la Spagna, dopo aver invece dato la giusta dimensione all'Italia, che ha ancora molto da fare per poter diventare una nazionale degna del disegno tecnico-tattico di Spalletti. Quindi cerchiamo di avere veramente paura della Croazia. Questa volta è un invito che mi ricorda un'antica battuta di Sinisa Mihajlovic. Avere paura vuol dire avere senso di responsabilità.